Buonasera, ci troviamo qui sotto un melograno tra le formiche del villino a Noci, dove stasera comincia il Buco Boom Festival nell'edizione 2013. Siamo qui con i due artisti che lo apriranno, Giuliano Vozzella e poi soltanto Matteo Terzi. Yes. In arte soltanto. Matteo, tu stai girando la Puglia in questo momento, sì. Ma in generale l'Italia da un po' di tempo. Sì. E quindi in questi giorni sei un po' ovunque. E tu sei cresciuto artisticamente girando le strade d'Italia, sì, sì, e d'Europa. Sì, sì, sì. Ma spiegami, come faresti a spiegare che cos'è vagabondare e che cosa comporta a una persona che non ha mai abbandonato la propria terra? Ma in realtà, come dire, quando ho iniziato questo percorso l'ho iniziato proprio con l'idea di andare in qualche modo a provare a coronare un sogno, no? Che era proprio quello di vivere di musica, vivere di incontri, vivere viaggiando. E oggi come oggi per me è diventata semplicemente la mia vita, cioè una cosa senza la quale non potrei vivere, non potrei stare, cioè come svegliarmi con un braccio. Non ci pensi tutti i giorni, no? Che ti svegli con due braccia, però è una cosa che fa talmente parte della mia quotidianità che come dire, non diventa naturale. Sì, 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 sì. E hai mai trovato un posto in cui hai detto ok, da qui non me ne voglio andare? No, ho trovato posti fantastici, soprattutto insomma all'inizio, quando ho cominciato in Francia, stavo a Lione, a Montpellier, poi ho fatto un po' di Spagna, come dire, l'esperienza on the road era così come dire, prevalente che... Okay. Prevaleva su un posto singolo. Assolutamente, diciamo. Sì, sì. Ok. E poi si è arrivato in Puglia. Io ora vi ho sentito fare il soundcheck insieme. Sì. E avete una certa affinità. È spontanea o vi conoscete da tanto tempo e avete avuto modo di provare? In realtà, quando c'è nella musica, diciamo, ci si scopre musicalmente, ci si scopre di più di quando ci si conosce di persona. Quindi fondamentalmente, prima di conoscere appunto Matteo come una persona, cioè un essere umano, ho conosciuto la sua musica, e quando è arrivata la sua musica, nel tempo stesso in cui mi è arrivata anche la sua anima. E quindi quando ho scoperto chi era realmente Matteo e quindi cosa realmente diceva attraverso la sua musica, non è stato appunto difficile trovare un punto di incontro anche per la passione che ci accomuna e che ci fa in un certo senso viaggiare. Ecco, lui viaggia 365 giorni l'anno per le strade, riuscendo a portare realmente la sua musica ovunque, in ogni punto di terra che lo accoglie. Io un po' meno, nel senso che non ho mai provato la vita da busker, quindi chissà, un domani forse lo vado provando, a trovare. Sto lavorando. Voi avete anche un po' affinità musicali. Tu hai uno dei tuoi pezzi, a quanto so, con cui giravi l'Europa, era Society di Eddie Vedder. Sì, sì, certo. E tu, l'album che hai, a cui hai lavorato fino ad ora, sì, è molto americano. Sì, sì. Assolutamente sì. Per quanto mi riguarda, appunto, come stavi dicendo tu, molto on the road, nel senso che il senso era davvero quello di creare un disco che ormai ha passato anche l'anno, febbraio 2012, che fosse un disco che potesse accompagnare tutte le strade, ecco, casomai viaggiando, potesse fare quasi da cornice, anche se poi in realtà la cornice diventa spesso il centro del quadro a volte. No? E quindi questo sì, però sicuramente questa forte vena americana è una forte componente della mia musica, quindi... E anche per questo che riesci a esprimerla meglio in inglese? Sì, sicuramente. Ci provo a scrivere qualcosa in italiano e cestino ogni volta qualsiasi idea. Anzi, sono pochi i risultati italiani che riesco a buttare giù, praticamente.
per rimanere in tema on the road, la tua esperienza, quella di prendere e partire senza, cioè, lasciare certezze e partire, ricordo un po', rimanendo in tema Eddie Vedder, Into the Wild, e anche forse il tuo nome soltanto è una rievocazione di semplicità. Sì, guarda, in realtà, diciamo, tutto è cominciato, come dire, con una grandissima componente proprio della storia di Christopher McCandless, Into the Wild. Tant'è vero che all'inizio in strada ci andavo come Matte Super Trump, lui si chiamava Alex, Alexander Super Trump. E in realtà poi, appunto, come dire, viaggiando all'inizio, proprio quando ho cominciato, viaggiavo in autostop, dormivo in tenda dove capitava, insomma. Come dire, dopo 6 mesi di vita on the road, proprio tutti i giorni, come dire, scopri anche il lato, quello del mal di schiena, quello del ti mancano i tuoi affetti, quello del che comunque ti senti che hai voglia proprio di coltivare, no? Appunto, comunque un nido, per quanto lo si possa chiamare tale, il mio camper, o appunto i propri affetti. E per quello, diciamo, il punto di arrivo è stato, forse la figata non è tanto cercare di essere qualcos'altro, perché Super Trump è un po' la figura del supereroe legata al viaggiatore, significa proprio super vagabondo, super viaggiatore, ma è forse supereroe che cerca di essere soltanto se stesso, no? Quindi lì è nato poi soltanto come idea di sì, voglio viaggiare, voglio fare la mia musica, voglio anche farla, come dire, in un contesto che mi permetta appunto di crescere tra i miei affetti e quant'altro. Ecco, quindi partire da quello che poi in realtà fu il punto di arrivo suo, cioè la felicità reale si è condivisa, no? La mia felicità è quando suono, è condividerla con gli altri, farlo in strada, farlo tra le persone, insieme ai miei amici, insieme alle persone che amo. Ok, e infatti tu sei di base più a Milano, vero? No? Sì. E Milano è una città in cui tutti camminano con una meta. Sì. E quindi magari ti capita di trovare facce ricorrenti, che cosa riesci a instaurare con loro? Beh, a Milano ho suonato veramente tanto, e quando ho cominciato appunto circa 3 anni fa, in realtà appunto quando ho cominciato a vedere che le persone, la gente di Milano, che notoriamente è gente che corre, ha sempre da fare, se la macchina davanti a lei al semaforo non parte quando è verde, impazzisce. Quando ho visto che quella gente si fermava mentre suonavo, ho pensato, insomma, che davvero, insomma, riuscisse ad arrivare qualcosa. E a Milano appunto sicuramente si è installata proprio una piccola grande famiglia, nel senso che è proprio nata insieme questa ricorrenza, per cui io annuncio i miei concerti in strada e tante persone appunto vengono apposta, ci ritroviamo, mi portano regali, mi raccontano, insomma, c'è proprio uno scambio di vita che va al di là della musica, nel senso che la musica è sempre chiaramente l'elemento portante, però come fosse quasi il riassunto poi di quello che si vive al di fuori. È tutto così spontaneo, o è una cosa che chiedo a entrambi, o fate un lavoro sulla voce e il modo di esprimere? Perché vi ho sentiti suonare, eravate abbastanza, entrambi avete un buon timbro. Sì, anche se in realtà in questo, ecco, ci differenziamo in un certo senso, perché per quanto mi riguarda il mio strumento principale è la chitarra. La voce è stata quasi una forzatura in un certo senso, cioè io suonavo, però ho sempre cantato nella mia cameretta le mie canzoni da sempre, e ho cercato di mettere poi in un live set tutto quello che fino ad ora avevo elaborato e su cui avevo lavorato, in quanto studio comunque lo strumento da un po' di anni. Per quanto invece riguarda lui è proprio il contrario. Sì, esatto. Sì, per me lo strumento è sempre stato la voce, tant'è vero che appunto prima di cominciare a suonare in strada non suonavo, cioè suonicchiavo la chitarra. Poi nel momento in cui appunto mi è venuta l'idea, la voglia di provare a realizzare questo sogno, gioco forza, ho preso in mano
la chitarra, avevo reminiscenze di 5-6 accordi, per cui poi il capotasto è diventato il mio migliore amico per poter lavorare su tutte. Okay, okay. Per cui ecco, no, assolutamente non sono un chitarrista, però insomma, gioco forza. Ok. Allora, entrambi avete da poco pubblicato un disco, l'avete fatto in maniera diversa, Notes Through the Years. Sì, okay. Esattamente. E in una maniera abbastanza tradizionale, diciamo. Cioè, sì, un'etichetta. Il classico, la classica, diciamo, routine quasi, un'etichetta indipendente che decide di sposare il tuo progetto e poi tante cose succedono dopo, sia dopo la stampa ma anche prima della stampa, e quindi esce un disco, un prodotto finale che è quello del disco pubblicato a tuo nome e con tutto il lavoro dietro. Ecco. Invece l'esperienza tua è particolare, perché è curioso questo, tu sei un busker e un busker per strada mette il cappello e gli lanciano le monetine dentro. Tu hai fatto la stessa cosa sul web, certo. Hai messo un cappello e la gente ti ha messo le monetine tramite crowdfunding per pubblicare disco. Sì, io ho sempre fatto, ho sempre portato in strada dei dischi, diciamo così, registrati in cantina, dischi di cover, no? Per come dire, lasciare a chi volesse un ricordo. E quando appunto sono nate le mie prime canzoni, no? Durante il viaggio di questi anni, viaggio fisico ma viaggio anche e soprattutto poi interno, no? A quel punto, come dire, ho pensato, a me piacerebbe, come dire, realizzarlo nel migliore dei modi, insomma, arrangiandolo con una band di professionisti, e quindi insomma a quel punto ho chiesto, cioè, appunto, la mia vita è aprire la custodia della chitarra e chiedere a chi vuole, insomma, di lasciare un'offerta. A quel punto io ho preso quella custodia, l'ho messa in rete e ho detto: se vi va, facciamo questa cosa insieme, altrimenti avrei fatto un altro disco in cantina. E invece abbiamo fatto, io credo, un record, perché come disco d'esordio abbiamo raccolto oltre 10.000 e poco più euro. E quindi insomma siamo riusciti a realizzare Le chiavi di casa mia, che è il nome del disco, così sia sia proprio registrando come me lo aspettavo, ma anche producendolo come sognavo. E quindi ci sono stati 308 Razer finanziatori, diciamo, ognuno con il suo piccolo doblone. Ti volevo chiedere una curiosità un po' personale. Ho scoperto che sei presidente dell'Associazione Artisti di Strada di Milano, sì. Che è un'associazione nata da poco tempo. Sì, sì, sono circa 6 mesi. Ok. Ma volevo sapere se questa necessità è nata per liberalizzare gli artisti o è più una regolamentazione, o un venirsi incontro con il comune, sai, di Milano? Sai, l'arte di strada, come dire, per sua natura è libera. Nel momento in cui però, in una città soprattutto come Milano, la richiesta di suonare diventa maggiore delle postazioni a disposizione, è chiaro che il comune comincerà a normarlo, per cui individuerà alcune postazioni, individuerà chi e con quale tipo di strumentazione potrà suonare, eccetera. Quindi insomma l'associazione è nata con lo scopo di rappresentare la categoria degli artisti di strada nelle istituzioni, cioè per cui appunto dialogare con il comune, che finalmente abbiamo avuto quest'anno, insomma, no, in questo mandato una giunta molto sensibile all'arte di strada, che appunto ha scritto un nuovo regolamento, per certi versi proprio all'avanguardia di tutta Europa, con sicuramente alcune evidenti carenze e criticità, appunto proprio perché un regolamento così all'avanguardia, che necessariamente insomma evidenziato da subito proprio delle grandi criticità, e quindi insomma è nata proprio l'esigenza di raccogliere insomma gli artisti sul territorio per dialogare appunto in maniera costruttiva
con il comune. Te ne dico una tra tutte, la cosa per certi versi bellissima di questo regolamento è che chiunque in qualsiasi parte del mondo, in qualunque momento, può prenotare una postazione attraverso il sito internet a Milano. Questa è l'unica città, credo al mondo addirittura, che si possa fare. Di contro non è mai stato fatto, da quando è cominciato il regolamento, un controllo da parte dei vigili su chi abbia prenotato e poi non si sia presentato. Cioè potenzialmente tu puoi prenotare la postazione a Milano e quindi togli possibilità a me o a Giuliano, a chiunque altro, di suonare, però se tu non vai tu non vieni punito perché i controlli non vengono fatti. Quindi in qualche modo potremmo metterci qui, bloccare la piattaforma e nessuno va. Per cui ecco, noi è qualcosa che va ancora. Esatto, sì, cioè la parte sicuramente dell'online è fantastica quando però ci sono le risorse per metterle in azione. Se no succede che magari delle giornate risulta tutto pieno la piattaforma e non c'è nessuno, la città è vuota. E magari tanti artisti che sono a Milano vorrebbero suonare e non possono farlo. Ok, l'ultima cosa, a te capita spesso di suonare in strada, forse meno su un palco, tu invece Giuliano sei stato qui nel villino nell'ultima serata di Canzoni Domestiche, che è la rassegna invernale, e quindi potresti fargli un po' da cicerone musicale, diciamo, rispetto ai palchi intendi? Sì. Bah, guarda, cicerone fondamentalmente, dicendo così, no, utilizzando la stessa parola, è quasi impossibile farlo, ma sia per l'esperienza che lui ha in ogni caso, ma sia anche perché non è mai una cosa fissa o certa ogni volta che vai su un palco. Cioè ti può capitare il palco davvero ben fatto, bello, con una grandissima strumentazione anche, casomai, con un backline d'eccezione, e però non, diciamo, il posto viene frequentato da persone che in realtà a cui non interessa minimamente il concerto, oppure viceversa, trovare dei posti in cui si crea quella situazione molto intima, molto bella, anche con piccoli spazi. E per quanto mi riguarda, quando sono venuto qui a suonare, ho trovato la mia situazione ideale, cioè penso che realmente sia stata una delle situazioni più belle in cui mi sia mai trovato, perché davvero, soprattutto quando c'è un songwriter, un cantatore che sta con il suo strumento, chitarra e voce, ha bisogno di essere appunto ascoltato in una situazione anche molto intima, siccome qui era davvero praticamente ottimo per il songwriting, appunto per questo tipo di ambientazione musicale, non c'è proprio da aggiungere. Quindi altro. Vedremo come andrà non solo questa serata, anche tutte le serate. Qui c'è il cartellone, lo troviamo su internet. Bene, ragazzi, vi ringrazio. Grazie a voi. Disponibili. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao.